Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi riprendiamo quella che era la nostra serie sugli errori emotivi del trading online. Il mercato in questa fase è un po' di stallo, rimane sul suo prezzo di equilibrio, Bitcoin intorno ai 5.200 dollari, va su, va giù, ma in sostanza non si muove, ragazzi, quindi è in barra di congestione. E quindi cosa facciamo? Ne approfittiamo per proseguire la nostra fase di apprendimento, i nostri video didattici e in particolar modo la serie relativa agli errori emotivi nel trading online. Mentre dibattevo oggi su una serie di progetti nuovi che stiamo realizzando nella Trading On Academy con tutti gli utenti premium iscritti, è venuto fuori questo tipo di argomento, quello di anticipare i mercati. Anticipare i mercati, ragazzi, è un classico errore emotivo, ma a differenza degli altri errori emotivi che abbiamo trattato in queste serie, se non vi ricordate quelli che abbiamo trattato, ragazzi, sulla mia testa c'è il link per la playlist in questione. Anticipare il mercato è un errore emotivo più complesso e quindi merita un video a sé e merita un ragionamento diverso, un po' particolare. Essendo uscito questo argomento nell'Academy questa mattina e dovendo dibatterne un po' con tutti gli utenti, ecco, per spiegare determinate cose, ho detto perché non ne facciamo proprio un video per tutti su YouTube, perché è un argomento interessantissimo e secondo me, ragazzi, è un argomento che molti, moltissimi hanno come problematica e magari un po' non riescono a capire se fanno bene o fanno male. Ma prima di iniziare questo video vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un mi piace per questi video, ma soprattutto nei commenti, ragazzi, scrivetemi le vostre esperienze relativamente a questo tipo di problema. Siete trader che anticipano i mercati o no? Intanto chiediamoci perché anticipare i mercati, perché c'è questa problematica, tra virgolette, ragazzi, perché poi alla fine di questo video capiremo che l'anticipazione del mercato non è sempre un errore. Perché esiste però questa mentalità, perché esiste questa voglia di anticipare i mercati? Esiste per lo più per due motivi. Uno è la paura e l'altro è l'avidità. La paura avviene quando si decide di entrare su un mercato prima di aver sviluppato, ad esempio, una strategia, prima di aver rispettato le nostre regole della strategia. Immaginiamo di avere un mercato che sta avvenendo da un trend fortemente rimbalzista. A un certo punto ne vediamo un mini rimbalzo sul grafico, ragazzi. Che cosa faccio? Per paura di perdere il treno, paura di perdere l'eventuale ripresa dei mercati, e magari dico, ok, adesso i mercati esplodono, salgono, fanno, eccetera. Cosa faccio? Anticipo il mercato, entro sul mercato in posizione al rialzo, quindi compro per esempio una coin, può essere Bitcoin, oppure possiamo parlare di un altro mercato, per esempio Apple, sui mercati azionari. A quel punto io entro in ogni caso anticipando questa inversione. Perché? Sostanzialmente, ragazzi, perché c'è la paura di perdere il treno. Penso, il mercato poi torna a salire, va su e io non sono sul mercato. Paura. Avidità. Avidità cos'è? L'avidità è una delle variabili che al trader, diciamo, tocca moltissimo e che comunque, ragazzi, è impossibile evitarla. Quindi, che voi pensiate o meno di essere dei trader bravissimi, a un certo punto, se avete sul vostro portafoglio un più 90%, vi assicuro che nel momento in cui il mercato inizierà a scendere e vi farà un più 85 invece di più 90, nonostante il vostro profitto è elevatissimo, voi avrete il problema dell'avidità. Ce l'abbiamo tutti, intendo voi come noi, tutti i trader, intendo, perché a quel punto non penserete più alla più 85, ma penserete a quel piccolissimo 5% che avete perso rispetto al massimo, eh? Scrivetemi nei commenti se avete questo problema, problema comune, si risolve in maniera un po' semplice, ma è un discorso complesso, va affrontato in altre sedi. Ma l'avidità vi fa entrare sui mercati prima, quindi anticipate i mercati anche per avidità, perché volete magari prendere un prezzo più basso se volete comprare un mercato che sale. Quindi cercate il famoso coltello che sta scendendo. Questa è una problematica, ragazzi, estremamente comune, ne abbiamo già parlato nei diversi video e quindi non mi ripeto, però l'avidità vi fa fare questo errore. Ma veniamo adesso al dunque. È sempre sbagliato anticipare i mercati?
diciamo 70-80% dei casi si è sbagliato, ragazzi, però non è del tutto corretto dire questa affermazione e prenderla in maniera così superficiale. Perché? Perché se anticipare i mercati fa parte della vostra strategia, cioè è stato calcolato questo, è stato è stata ragionata una strategia che vi fa entrare sul mercato a determinati livelli di prezzi, anticipando alcuni movimenti, ma con un livello di rischio controllato, un calcolo delle probabilità di questo pattern che magari si va a ripetere, che è ben delineato, cioè una strategia di trading, un trading plan assolutamente delineato, a quel punto voi non state commettendo un errore emotivo. Se voi andate a comprare, per esempio, un mercato che scende dall'alto verso il basso, ma che tocca un livello di supporto che magari avevate già da tempo preventivato come un livello di supporto del mercato importante, e magari avete delle strategie che vi fanno da filtro su alcune operazioni che possono essere estremamente pericolose, a quel punto l'operazione di immissione di un ordine e di acquisto in quel momento non è un'anticipazione del mercato, quindi non state entrando anticipando il mercato, state rispettando una strategia ben delineata e ben determinata. Per esempio, nel mio corso di formazione, il corso Start e Master, che tra l'altro, ragazzi, è disponibile nuovamente, potete seguirlo cliccando sul link in descrizione che trovate in questi video, e andate direttamente al sito che vi spiega un po' tutto quello che c'è dentro. Ma alla fine di quel corso io parlo proprio di un tipo di strategia che mi sono inventato, chiamato strategia by the dip, quindi no the dips, ragazzi, c'è un giochino di parole, insomma, lo spiego nel corso, che proprio spiega come entrare in un mercato che sta andando giù e qual è la strategia giusta da seguire, qual è la metodologia giusta. A quel punto, ragazzi, quello non possiamo considerarlo un errore emotivo, ma bensì un rispetto di una strategia. D'altro canto, c'è anche da dire che se voi non anticipate il mercato, a prescindere, ecco, perché la strategia che spiego anche in quel corso di formazione è una strategia estremamente complessa, la spiego comunque per i trader che poi hanno raggiunto, diciamo, un alto livello di operatività, allora a quel punto, insomma, possono anche fare queste cose che sono molto complesse. Ma se voi ragionate a seguire il trend, quindi non siete anticipatori, quindi andate a non anticipare il mercato, andate a seguire il mercato, a quel punto, ragazzi, cosa significa? Significa che se il trend è rialzista, voi comprate il mercato. Anche se l'ingresso lo sbagliate, per esempio, magari entrate un po' in ritardo sul mercato a prezzi un po' troppo alti, se non avete fatto proprio grandi macelli, più o meno, ragazzi, il mercato dovrebbe ritornare sul vostro prezzo di acquisto. Anche se magari voi comprate, poi il mercato torna indietro, fa un po' un ribasso, se siete a favore di trend, il mercato di solito ritorna sul vostro prezzo di acquisto. Magari potete uscire dall'operazione in pari o addirittura prendere un profitto se il mercato continua. Perché? Perché nel concetto del trend è insito anche la continuazione stessa del trend, quindi a meno che, ripeto, non abbiate fatto un acquisto come Bitcoin ai massimi di dicembre 2017, insomma, quindi scusate se lo dico senza senso, perché non avevate magari esperienza di trading, eccetera, siete andati a comprare una bolla speculativa, a meno di situazioni così, ma se avete una strategia ben delineata e comunque un minimo di conoscenza nell'ambito del trading e comprate un trend quando è giusto farlo, insomma, ragazzi, ecco, quando è sulla fase di rialzo e quindi su un trend rialzista magari di medio periodo, come ad esempio in questo momento i mercati delle criptovalute, a quel punto il mercato probabilmente continuerà il suo trend, a meno di figure di inversione continuerà il suo trend e vi ridarà un prezzo di acquisto. Quindi il timing, nel caso in cui voi non siate degli anticipatori di mercato, diciamo così, è a vostro favore, perché nel caso
specifica un errore che potete facilmente compensare. Quindi, per concludere questo video, anticipare i mercati è sbagliato quando, ragazzi, quando non siete intanto dei trader espertissimi, e quindi se non avete esperienze, non avete delle strategie, dei trading plan sviluppati, non avete fatto, studiato approfonditamente la materia, non anticipate i mercati, perché le strategie di anticipazione del mercato sono complesse. Ma se siete dei trader e avete le vostre strategie, avete fatto i vostri compiti a casa, potete farlo tranquillamente, addirittura anche in maniera abbastanza evoluta quando i mercati vanno giù, se rispettate alcuni parametri, come ho spiegato nelle mia strategia che indico nel corso di formazione. Ma se voi siete trader neofiti alle prime armi, un po' più semplici, seguite il trend, non anticipate il mercato, perché se non sbagliate in maniera estremamente grossolana l'ingresso, quindi se non comprate mercati che stanno salendo magari, ragazzi, da 2 anni, a quel punto potete non preoccuparvi tanto del timing, perché è probabile che il mercato ritorni in ogni caso sul vostro prezzo, anche se magari avete comprato un po' troppo alti. No paura e no avidità, mi raccomando, tenetelo a mente. Ci vediamo in settimana per un prossimo video. Ciao a tutti!